La redazione di Flash Giovani ha di Verde in Verde, l'evento per scoprire i giardini segreti di Bologna. Venite a scoprirli con noi. Allora, siamo nel centro di Bologna, siamo a via Castelvatica e via Santa Caterina, in un quadrilatero che comprende quella che era un'area di un convento. È ovviamente, come tutti i conventi di Bologna, rimasto in vita fino all'età napoleonica, in cui tutti i conventi sono stati aboliti, e dopo l'età napoleonica è diventato una residenza privata sostanzialmente. Questo è un giardino che è dalla prima edizione di Verde in Verde che partecipa all'iniziativa. Diciamo, c'è stato proposto quando la Fondazione Villa Ghigi decise di partire con questa programmazione di aperture di giardini privati sostanzialmente della città, e ci propose questa cosa. Il giardino era già, diciamo, un giardino fruibile, anche se privato, dalle persone. Insomma, ha dei giorni di apertura, viene aperta alle scuole, perché è un giardino un po' particolare, diciamo, un giardino con anche una valenza, diciamo così, naturalistica. Come si chiama? Ugo. È probabilmente l'animale più vecchio di Bologna. Perché è qua dal 56. Sì. Bon, facciamo un giro. Ogni tanto arrivano anatre da fuori, diciamo così, germani, le gallinelle d'acqua, che sono animali selvatici che però passano anche dalla città, e fra tutti un airone che viene a mangiare i pesci della vasca, e si passa qua tutto l'inverno generalmente. Ci sono alberi da frutta, i prugni, susine, albicocche, che appunto vengono in gran parte mangiate dagli animali che passano da queste parti. Poi là rivedi Ugo che gira qua. Bologna è una città un po' particolare, che ha un verde abbastanza diffuso all'interno del centro storico, ma nascosto, perché già il fatto di essere porticata nasconde questo verde quasi sempre. Per le persone è sempre una scoperta venire a vedere un posto che dall'esterno è assolutamente non percepibile. Poi si capisce che sono spazi di privilegio e che quindi vanno in qualche modo condivisi, un po' anche perché si rimane attenti sulla loro conservazione, perché il rischio di gran parte degli spazi verdi all'interno della città è quello di trasformarsi in parcheggi. Questo è un rischio molto grande. Molti si sono trasformati in parcheggi, questi spazi, come spazi, diciamo così, con una loro valenza storica. Questa è la cosa importante. Poi per chi lo fa c'è il piacere poi del lavoro anche che uno fa quotidiano di gestione, di vederlo, insomma, così utilizzato anche da altri, che questa è la cosa più importante.